Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. In generale, su quella che è la programmazione e l'organizzazione, e quindi la conseguente, il conseguente finanziamento per la sanità, è stato oggetto di diversi errori fatti un po' da tutti. Quindi io non credo che ci sia un governo che possa alzare la mano e dire io non c'entro. In questi 10 anni i tagli li abbiamo fatti, sono stati fatti tutti. Ricordo anche... C'è anche i governi tecnici del passato, sono guardi, stati quelli io che ricordo, così parliamo, io ricordo addirittura dei tagli lineari fatti da Tremonti, voglio dire, sulla sanità, parliamo magari di 13 anni fa, però ricordo, i dati non sono miei, quelli della Fondazione Gimbe, ricordo anche però negli ultimi 10 anni 37 miliardi di tagli fatti da Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, cioè questi sono stati gli ultimi 10 anni. Poi ripeto, siccome sono una persona che ha lavorato in sanità, so benissimo, ci ho lavorato addirittura quando, quando c'erano anni dove era facile anche pagare gli anni d'oro, dove probabilmente oggi paghiamo anche quell'elargizione fatta impropriamente. Il ruolo del privato, cioè molto si è fatto in alcune regioni accreditando strutture private e dando soldi pubblici a strutture private. Allora, coi rimborsi, però, questo era un attimo un mito. Cioè il privato accreditato svolge servizio pubblico. SSN, quindi è Sistema Sanitario Nazionale. Quindi però non continuiamo a parlare di privato come rimborsi. No, nel senso, allora, se per anni è stato conveniente rimborsare. Sto dicendo che io ho lavorato anche gonfiate io al privato, in sanità, questo ha prodotto delle distorsioni. Io ho lavorato in ospedale quando non esisteva il DRG, cioè il pagamento a prestazione, ma era pagato a diaria, quindi più tenevi dentro un paziente e più lo Stato ti doveva pagare. Per fortuna con l'ingresso del DRG fu fermata quell'emorragia, perché se un paziente te lo tieni per un'artroscopia una settimana ricevi soldi per una settimana. Quando fu inserito comunque il DRG, quindi il pagamento a prestazione, l'artroscopia poteva avere un giorno di diaria. La spesa sanitaria, quindi su questo c'ha ragione, per il personale è calata del 10%. Il risultato c'è il chirurgo che guadagna, che fa 6 interventi al giorno, con tutta la delicatezza del caso, che guadagna 4.500 euro al mese quando gli va bene e che sta 8, 9, 10, no, 10 ore all'ospedale, e dall'altra un medico. Scusi, solo per finire, sì, però attenzione anche a questa contraddizione, che quando c'è stata a un certo punto la riforma Bindi in poi, c'era la corsa andare nel privato accreditato, perché non si potevano fare le solvenze, o la facevi all'interno con l'intramenia. Questo sul passato. Oggi uno dice, perché il governo ha deciso comunque, rispetto al tema della sanità, di non allocare ma non è vero. Risorse ecco, possibili. Questa qui per esempio è una fake news, perché questo governo va ad allocare in questa legge di bilancio. No, scusi, io glielo porto. Adesso arriviamo dalla segretarista. Anche noi sappiamo leggere. Dottoressa, scusi, io mi sono seduta e ho detto che non sono qua necessariamente a difendere il fortino, perché siccome l'ambiente sanitario è il mio ambiente, quello da cui provengo, conosco benissimo come funziona. So che ci sono state delle storture in questi 10 anni, so che quello che stiamo facendo adesso sicuramente non è abbastanza, so probabilmente che 3 miliardi non saranno abbastanza, so anche però che c'è un'inflazione che sta corrodendo tutta questa cosa. L'inflazione non è calcolata però negli stanziamenti e nella previsione triennale che avete fatto in manovra. Dottoressa, ma se a quindi casa non andremo... ci sono più soldi perché qualcuno li ha usati improprio, no? E poi torno da lei, cioè uno deve fare anche il calcolo con quello che ha. A casa mia quando non ci sono più soldi io taglio le spese inutili e noi tagliando. No, avete rinunciato per esempio a fare cassa con il tesoretto dell'extragettito delle banche, per esempio, e quindi abbiamo perso quei miliardi. No, è importante perché però dottoressa, le dico una cosa, in sanità non c'è bisogno dire una cosa. No, finisco per mi taccio. In sanità non bisogna solo dire non 3, ma 5, 7, 10. Dobbiamo dire come li spendiamo questi 3, perché guardi che concordo. Sono i 3 che vengono spesi bene piuttosto che i 5 dove poi non vengono concordo. Magari allocati, no? Intanto siamo, salutiamo il primario che non lascia, si vuole farci un'ultima battuta che poi lo lasciamo tre vengono usati al bene. Suo lavoro che ovviamente ha il paziente in sala operatoria.